Inizio dallo slogan di questo Festival Italiano del Volontariato che è stato definito ricostruire. Ricostruire cosa? Ricostruire intanto un'idea di cambiamento di paese, un'Italia migliore. Un'Italia sfiduciata da questa politica, un'Italia che crede fortemente invece nelle azioni del volontariato, un volontariato che deve essere rilanciato soprattutto da questo festival, con azioni concrete e mirate verso il territorio, con azioni di sviluppo. Cosa mettere al centro all'attenzione del volontariato e del terzo settore? Soprattutto i giovani che devono avere come diciamo, indicazione naturale sia dal mondo del volontariato del terzo settore la possibilità di costruire su tematiche vere, tematiche di solidarietà, tematica di giustizia sociale, di legalità. È su questo che noi possiamo costruire e sognare un'Italia migliore. Il decreto che riguarda i centri di servizio, quindi la loro evoluzione, ha perso la sua identità a sé stante, cosa di cui si è parlato per una decina di mesi, è confluito in un decreto unico. Questo ha maggiore organicità, insomma, dell'intervento. Noi non possiamo che dirci soddisfatti, insomma, del contenuto, perché risponde a un processo elaborativo lungo, prolungato, ma soprattutto rispettoso della storia dei centri di servizio. Io credo che questo sia un grande risultato che il testo assicura, sia nel legittimare l'azione, quindi la descrizione anche dei servizi che i centri sono chiamati a fare, ma anche nel concepire il processo dell'accreditamento, quindi la seconda stagione dei centri che partirà proprio dall'esperienza in atto. Quindi i primi a avere la possibilità di essere accreditati sono proprio i centri esistenti.